E ci riprova lei, la nostra fantastica Benedetta. 230.000 euro, quasi per noi il massimo. All'eredità solo una cosa: peggio, uguale o meglio di ieri sera? Più terrore, lo stesso terrore? Sono un po' più tranquilla. Poco? Un po'. Va bene, allora sappi che alle tue spalle veglia su di te la prof delle prof, eccola lì, la nostra super Roberta. Anch'io sono più tranquilla. Ah, no, ma tu ce lo puoi spiegare a noi il programma, come si fa tutto quanto? Benedetta, la cuffia, ti lascio concentrare. A casa intanto correte a prendere carta, penna, calamaio, matite, telefoni, tablet, quello che avete per giocare, o a memoria, telefono per telefonare. Tu che hai scritto? Pronte ghigliottiniste e ghigliottinisti, il rito della sera, la ghigliottina, e sia. Cuoco. Gioco. Gioco. Ghigliottina. Benedetta. Fare. Partecipare. Fare. Ghigliottina. Leva. Ferma. Leva. Ghigliottina. Ripartiamo dalla parola ferma. Quarta parola. Puoi scegliere pezzo oppure prezzo. Pezzo. Ghigliottina. L'ultima. Negozio. Servizio. Servizio. Ghigliottina. Brava, abbiamo dimezzato una volta sola, una cifra fantastica, 115.000 euro. Giocherai con le parole gioco, fare, ferma, pezzo, servizio, un minuto da adesso, Benedetta. Dai, buona fortuna. Sta scrivendo la nostra campionessa, state magari scrivendo anche voi. Il vantaggio da casa, a parte essere rilassati, non c'è il pathos vero del gioco, c'è la voglia di sfidarsi con se stessi, di sfidare se stessi, gli altri. Puoi sistemare, Benedetta, la tua parola, e avete ancora un po' di tempo. Benedetta invece quel tempo ha, il gong dice che basta e ha consegnato. Sì, diciamo che con alcune si lega meglio che con altre. Vado a liberare la parola che stasera vale 115.000 euro, la libero dai sigilli notarili e la affianco alla tua. Roberta, tu? Sì? Pensi di sì? Una ce l'ho. Eh? Una? Sì. Cioè quella pensi che? Secondo me può essere. Wow! Sì. Cioè neanche arrivata, bam, ha ripreso pure la mano con le Sono ghigliottine. Wow! Benedetta, 115.000 euro, gioco, fare, ferma, pezzo, servizio.
giro la parola. Quando vuoi tu. Ho scritto squadra. Squadra. Perché ho pensato a gioco di squadra. Sì. Fare squadra. Fare squadra fondamentale nella vita, nel lavoro. Ferma squadra. Non so, conferma. Ho pensato a ferma il tempo, ma non so. Ferma la squadra. Proprio. Ferma la squadra. No, ferma la squadra perché un motivo. Poi il pezzo di una squadra, magari un componente. È un servizio di squadra. O la squadra di servizio. Magari. La nostra fantastica squadra qua. Che è sempre in servizio permanente. Roberta, tu dici no, eh? C'è un'altra parola, tu? Sì, posso non dirla perché secondo me ho perso qualche parola però durante il gioco. Gioco, fare, ferma, pezzo e servizio. Se vuoi te la dico. Prova. Tavola. Tu dici un gioco da tavola. Servizio anche. Ferma la tavola. Tavola ferma. Infatti il resto poi tavola ferma, evitare, da surf, ma... ferma prima di prendere un pezzo della tavola. Un pezzo di tavola ce l'hai? Servizio da tavola, perché tu hai pensato a questo, tu c'hai fame, servizio da tavola, dice apparecchia, fa là, sbrigati. Perfetto. Servizio da tavola, diamo la linea TG1. Gioco, fare, ferma, pezzo, servizio. Tavolo forse? No. Servizio al tavolo. Allora, Roberta dice tavola, tu dici tavolo. Invece ti dico, cara la mia project manager, futuro poi, futura viaggiatrice del mondo per andare a sostenere progetti importantissimi, ti aggiungo un'altra parola. Gioco, fare, ferma, pezzo, servizio, perché qualche volta capiterà che io ti aggiungo controllo. Dice, ma io devo partire, ma guardi... Dicono che... Documenti. Gioco, fare, ferma, pezzo, servizio, controllo. Cioè, guardi, io mi devo imbarcare. Sì, ma ci hanno detto dalla di controllo che... Camera, no. Dalla camera di controllo. E... Abbiamo capito che non è tavola. Non è tavolo. Cabina, no? Camino? Cabina di controllo, no? No. All'aeroporto non è che uno parte come gli pare, dico soprattutto quell'aereo, i piloti aspetteranno, dico che da quella di controllo dicano si può, non si può, c'è traffico, c'è nebbia, aspetta, c'è troppo vento, è troppo brutto il tempo. Ti faccio un'altra. Questo giochino qua può essere fatto in maniera simpatica se uno non si offende, sai quelle cose, vuoi più bene a zio o a zia? E allora quando dice chi butti giù, dice che cosa? Il gioco della... gioco della... torre. Torre. Della torre. Mm. Della torre, Roberta. Sì. Che può stare anche come centrotavola, tavola con servizio da tavola, che voi capito c'avete fame. E quindi il gioco della torre, che così in maniera innocente, chi butteresti giù? Ognuno sa le sue. E poi fare la torre, qui è proprio nel mondo del calcio, e quindi un cross... Magari l'ala o il centravanti che si è spostato fa un colpo di testa non per segnare, ma appunto fa la torre, si alza, stacco in area di rigore e col suo colpo di testa serve un altro attaccante che segna. Ti vedo veramente rapita dalla mia spiegazione. Benedetta va davanti, si sta assopendo. Io il calcio. No, lo so, infatti, sei come il preside. E poi ferma, qua però subito saliamo di livello, sta come torre ferma che non crolla. Dice così Virgilio a Dante, dice state fermo, non aver paura, adesso le anime ti diranno, lascia dir le genti, cioè tu non te ne andare, stai come torre ferma che non crolla. Se andate a googolare, scrivete ferma, Dante, torre, vi viene fuori mille volte, diffidentoni miei. E poi scacchi? Certo, la torre è un pezzo degli scacchi. È un pezzo. E poi... arriviamo alla parola tanto amata da Roberta, anche da te, servizio, non da tavola, ma la torre di servizio, che è quella affiancata ai missili prima della partenza. Io avevo aggiunto controllo perché dico, quando prenderai l'aereo capiterà che qualche volta dalla torre di controllo diranno, no, aspettate, mannaggia, c'è la coincidenza. E stasera la coincidenza non è quella giusta,
gioco della torre, fare la torre in area di rigore o anche da fuori area, ferma, stai come la torre ferma, e state fermi che tra un po' arriva pure il TG1, non ve ne andate, un pezzo degli scacchi, cioè la torre e la torre di servizio, anche di controllo, e se volete gratis vi ci metto sopra pure la torre d'Avorio, eppure la torre degli Asinelli, eppure Tor Vergata, Torre Spaccata, Torre Maura, salutiamo tutti gli amici di Torre Argentina, di Tor Tre Teste, di Tor Lupara, e la parola purtroppo non è squadra, ma è torre. Ci rifaremo, ci rifaremo. Benedetta, ci riproviamo, la nostra campionessa. Roberta, lo so, adesso corriamo a tavola, col servizio da tavola. Lascia, scordiamoci la torre, Benedetta. Scordiamoci il passato, il presente e il futuro, dicono TG1. A domani, buona serata. Ah, la torre.